Non sono solo le spiagge, i pescherecci e il mercato ittico a caratterizzare la locale marineria. Esiste anche la disciplina della pesca sportiva, chiamata anche ricreativa, fiore all'occhiello del circolo nautico San Benedettese. La pesca sportiva, contrariamente a quanto si possa pensare, è caratterizzata da una pratica particolare, chiamata no-kill o anche catch and release, letteralmente prendi e rilascia. La disciplina consiste infatti nel rilasciare il pescato immediatamente dopo la cattura, procurandogli meno danni possibile. Al pescatore resta una foto, un premio e l'emozione vissuta. Al pesce la libertà di tornarsene nelle proprie acque. Si adottano regole precise per cercare di recare quindi il minor danno possibile al pesce catturato. Questa filosofia, diffusasi da pochi anni, libera definitivamente la pesca sportiva dalla sua vecchia concezione commerciale e nutrizionale. Ce lo conferma il vicepresidente del Circolo Nautico, Giacomo Forti. La pesca sportiva e i pescatori sportivi sono i primi a tutelare comunque le risorse del mare, sia l'ambiente che i pesci. In questo senso, negli ultimi anni sono stati fatti dei passi da giganti, soprattutto con il rilascio di gran parte del pescato, soprattutto di tonno rosso, ormai una specie in grave pericolo di estinzione. Con l'uso dei circolook, ami non in acciaio e quindi ami con una forma circolare che non allamano mai il pesce all'interno dello stomaco, ma quasi sempre sull'angolo della bocca, in modo che si riesca a rilasciare con una certa facilità, dando poi al pesce la possibilità comunque di ripartire tranquillamente e anche lasciandoci la possibilità magari di ripescarlo un'altra volta. Si svolgeranno nelle acque antistanti al porto due competizioni valide per le qualificazioni dei mondiali IGFA previsti in Messico nel 2009. La prima gara si svolgerà sabato mattina a 30 miglia dalla costa, circa 60 chilometri. Noi del Circolo Nautico ormai da anni organizziamo delle manifestazioni di pesca sportiva nel rispetto delle regole internazionali della pesca sportiva ricreativa. E abbiamo orgogliosamente due eventi di qualificazione per il mondiale della pesca ricreativa che si svolge ogni anno a Capo San Lucas e facciamo regolarmente gare di qualificazione per le finali dei campionati italiani di specialità, sia drifting che traina d'altura.